Grazie. Che bello riaverti qui, grazie. Di essere sempre mio. Accomodati. Adesso a Cannes, prima volta a Cannes. Prima volta a Cannes. Dove incontrerai Banderas, eh? Abbiamo in comune il fatto che lui parlava con una gallina e io invece buttavo la pasta, però il resto... Però, no, tu hai detto, no, ormai sei anche tu un sex symbol come lui, eh? Ormai sei diventato sex... Ormai? No, perché ho letto che da bambino dicevano che eri simpatico, dicevano, adesso invece sei diventato quello bello. Pensa tu come siamo ridotti. No, vabbè, non fare così. Una carriera pazzesca, tra l'altro stai per compiere 50 anni. Sì. Come... Molto bene, molto tranquillamente. Perché sei incosciente. Sì. Sì, perché cambia. Ma mi terrei molto volentieri stretta questa incoscienza. Sì. No, ma figurati. No, perché poi viene un po' l'artrosi. Ma io ce l'avevo da prima. Ah, beh, allora sei a posto. Ho avanzato. Ti sei portato avanti. Mi sono portato avanti, sì. Uno degli attori italiani più amati e apprezzati in Italia, all'estero, vedrete l'interpretazione del traditore, sarà sorprendente. Straordinario protagonista di film, serie televisive, hai lavorato con i più importanti registi del nostro cinema e non solo, e io volevo dedicarti queste immagini a te e alla tua carriera. Addirittura. Sì. Io non credo più a niente, non credo più a nessuno, io non credo più a te. Non mancarmi di rispetto. Hai capito? Ma lei pensa che spaccare la faccia alla gente sia una cosa che mi piace? Mi dispiace se io non sono stato il padre che avresti voluto tu. Sei incazzato? No! Ti devi incazzare, sei incazzato! Sai cosa mi manca di più? Mi manca... il verde dei prati dietro casa mia. Tu a me un monumento mi devi fare! Tu devi ringraziare a Peppe perché ci fu la... un monumento mi devi fare tu a me! Mamma mia! Beh, insomma, Sei proprio bravissimo e vabbè, insomma, poi ti abbiamo apprezzato da tutti i punti di vista. In questo senso Sanremo, per esempio, è servito a dare un'immagine anche assolutamente veritiera, grande. Sì, ma insomma, io sono tutte queste cose qua, sono molto contento. Mi dicevi prima come si sta a 50 anni. Insomma, il frutto di queste foto qui sono questi anni, per cui non posso che ritenermi fortunato e contento di dove sono, grazie a tutto questo. E poi adesso a Cannes, a parte questo astio per Banderas che mi dispiace. Ma io e Banderas, ho avvertito un po'. No, siamo molto amici in realtà, io ma, e Antonio. Insomma, mai visto, no? Non so manco dove sta di casa. Però, sono molto felice che sia andato bene il film di... No, che è stato accolto molto bene il film di Almodóvar. Hanno parlato molto bene di Banderas. Senti, allora, parliamo di questo film, Il traditore, che sarà presentato fra qualche giorno, appunto il 23 maggio a Cannes. Tu sei Tommaso Buscetta, è un'interpretazione clamorosa, io ho visto solo il film in fase di montaggio, quindi non l'ho ancora visto, mi aspetto che sia ancora meglio di quello che già mi è parso. Per parlarne abbiamo invitato, oltre a te, il regista, che è uno dei maestri del nostro cinema. Tu mi hai detto prima, lavorare con lui è diverso, perché? Sì. Perché faccio fatica a chiamarlo solo regista, perché Marco Bellocchio, scusa se ti rubo la possibilità di dire il suo nome, è un artista. Gli artisti sono pochi e sono rari e io sono estremamente orgoglioso e mi sento privilegiato ad aver avuto l'opportunità di lavorare insieme a lui. E poi è un privilegio... Insomma, lavorare con chi fa cinema, non fa dei film, fa cinema. Ma sai, mi viene da dire che è quasi limitativo. Cioè, io andavo sul set anche a vederlo lavorare quando non c'ero io, ogni tanto, perché cogliere la capacità di saper costruire lì qualche cosa che solo il cinema riesce a fare, attraverso un'immagine il cinema riesce a mettere insieme tante cose. Marco Bellocchio, autore di film come I pugni in tasca, La Cinevicina, Nel nome del padre, Il diavolo in corpo, Buongiorno notte, insomma, e tanti altri. A Marco Bellocchio e al suo cinema dedichiamo queste immagini. Applausi.
Signore e signori, Marco Bellocchio. Buonasera, maestro. Benvenuto. Grazie infinite. Grazie. Grazie. Allora, ho detto prima, siamo intanto complimenti, unico film italiano in concorso a Cannes, innanzitutto è motivo di orgoglio, ci fa molto piacere. Dicevo, io ho avuto la possibilità di vederlo in fase di montaggio, quindi non la versione definitiva ancora, ma insomma, ho visto una cosa davvero, davvero grande, davvero, davvero importante, e mi piacerebbe trovare un modo meno diretto per dirle perché ha deciso di raccontare Tommaso Buscetta, perché questa volta è un film che non c'entra niente con la sua vita. No. No? Si è appassionato a una vita complicata. Il mio produttore mi ha detto, ha pronunciato questo nome, che è Beppe Caschetto, il mio sì, nonché mio agente. Sì. Anzi, gli ho chiesto la cortesia di potervi avere qui. Io mi sono documentato su un personaggio, su un mondo che non conoscevo, e così ho fatto un'inchiesta, e mi è parso che in questo personaggio e nel mondo che lo circondava vi fossero dei corpi cinematografici che mi attraevano, ecco, in questo senso. Che cosa in particolare? Ma mi attraeva il fatto che, prima di tutto, che è un personaggio totalmente diverso da me. In questo film, questo mi ha sorpreso, ma anche entusiasmato, non ci sono io in prima persona, però mi sono messo dentro il personaggio di Buscetta e anche questo, quindi è stato un processo molto diverso da quelli in cui di solito faccio dei film, insomma, che partono sempre personalmente da vicende mie personali. Francesco, il traditore, poi parleremo anche del significato di questo titolo, sì. Cioè del tradimento, che evidentemente è una delle chiavi di lettura per leggere questo film, racconta la storia di Tommaso Buscetta, la storia del suo pentimento, della guerra interna a Cosa Nostra fra corleonesi e della lotta alla mafia. Lo fa partendo proprio dall'indagine, non è un film, diciamo, giudiziario, è un film che racconta l'uomo, è un'indagine dentro l'umanità. Allora, io ho fatto molta fatica, quando abbiamo finito il film, a non continuare a cercare e a staccarmi di dosso questa fascinazione. Non c'è stata una persona alla quale io abbia parlato che non mi ha parlato di Tommaso Buscetta con grandissima fascinazione. È un gangster d'altri tempi, in qualche modo. È una persona che ha vissuto la vita del gangster anni 50, amava la bella vita, voleva assolutamente... È stato un mafioso tremendo. È stato un mafioso tremendo, però io penso che l'interesse sia proprio questo, nel fatto che nella vicenda di quest'uomo, che è stato un mafioso terrificante, non c'è stata una persona da una parte e dall'altra che io abbia interpellato che non abbia subito il suo fascino. Quindi la fascinazione del male, che è una fascinazione che esiste... La fascinazione del male, ma paradossalmente la fascinazione di alcuni valori che sono dei valori piccolo borghesi. Ora io sono... Lui voleva la famiglia, voleva... Soffriva per tutto ciò che gli è accaduto, soffriva perché in qualche modo da restauratore avrebbe voluto la mafia di un tempo. Non sto ovviamente giustificando. Diamo per scontato, ecco, stiamo parlando di... Però sto parlando del fatto che sono stato sempre molto sorpreso dalle reazioni che chiunque io lo avesse incontrato potevano avere nei suoi riguardi. Io vorrei, prima della pubblicità, mandare una scena del film intanto, la prima che voglio farvi vedere. Poco prima della sanguinosa faida fra le famiglie della vecchia Cosa Nostra e i corleonesi, Tommaso Buscetta è fuggito in Brasile e lì gestisce un traffico di droga, ha un figlio piccolo avuto dalla terza compagna, Cristina, e vive nel Lajo, frequenta personaggi illustri, circondato da guardie private, e a un certo punto la polizia brasiliana fa irruzione e lo arresta. Vediamo il momento dell'arresto. Senhor Tommaso Buscetta, nós temos um mandado de prisão, busca e apreensão da sua casa. O nome dele é Roberto Felice.
Com'è sempre lui in scrittorio. Dopo di squarci. Io che ho lasciato le droghe. Non c'è nessuna droga, Hacky. Io, il dinero sta, ma... Se il signor collaborasse, le cose possono essere più semplici. Passa a parte. O nome dele é Roberto Felice. O senhor tá na casa errada. Pelo amor de Deus, deixa a gente... Chega! Cala a boca! Cala a boca. Senhor Buschetta. Buschetta. O nome é Tommaso Buschetta. Tá um senhor bom. Torniamo a parlarne subito dopo la pubblicità. Bravissimi, bravissimi. Pubblicità e poi torniamo a parlare del traditore. 23 maggio a Cannes. Ed eccoci ancora qui per parlare del traditore, unico film italiano in concorso a Cannes, con il maestro Marco Bellocchio, con il nostro Pier Francesco Favino, che interpreta il protagonista, appunto, Tommaso Buschetta. Dicevamo della... Abbiamo visto la scena dell'arresto in Brasile, mi dicevi... Lo chiamano Buschetta perché lui la prima volta che va in Brasile ci va con la prima moglie, solo che Buschetta in brasiliano è un nome poco elegante per indicare l'organo genitale femminile. Okay. Allora la signora quando usciva di casa non sopportava il fatto che venisse chiamata così. Lui si cambia il nome in Buschetta, ma la signora comunque non apprezza ed è costretto a tornare. Quando ritorna rimane... Buschetta cambia nome in Roberto Felici, ma il motivo per cui lo chiamano Buschetta è perché rimane ancora nella memoria brasiliana quel nome lì. È un grande film che avete girato in Italia, in Brasile, in Germania? Germania e... In... Sì, all'italiano, sì, la Germania e anche l'America, insomma, comunque un po' in giro per il mondo. Un po' in giro per il mondo. Diceva prima, maestro, della fascinazione per il male e dell'indagine che lei ha fatto, appunto, nell'animo umano, dal quel punto di vista, cioè che tipo di... come dire, di pensiero poteva reggere e sorreggere un uomo che fa la scelta di pentirsi, che incontrerà Falcone, il famoso maxi processo evidentemente lo vede protagonista assoluto. E io vorrei mostrare un'altra scena, la testimonianza di Buschetta al maxi processo, per l'appunto, che voi avete girato nell'aula bunker di Palermo, e chiunque ci sia stato, come ho avuto il privilegio io, insomma, ha la sensazione di essere una specie di santuario laico, no? Rimasto assolutamente intatto, immagino che... Sì, ha un'energia. Io la prima volta che ci sono entrato non dovevo lavorare, mi ha preso un batticuore enorme, sì, avendo visto tante immagini. Anzi, a tutte le persone che ho conosciuto a Palermo e che mi hanno aiutato 2 anni fa, quando anche tu hai partecipato alla nostra trasmissione, insomma, mando un saluto affettuosissimo e un grazie eterno proprio. Allora, vediamo la scena da Il traditore. L'ingresso, che cosa dice di sé Tommaso Buschetta? Prego, al magistrato. Allora, Buschetta, lei in sede di istruttoria ha reso un lunghissimo interrogatorio di 487 pagine. Sì, e confermo tutto. Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono entrato in Cosa Nostra con uno spirito e dentro di me quello spirito non è cambiato. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo, signor Presidente, io non mi considero un pentito. Questo è un passaggio fondamentale del film, no, Bellocchio? Sì. Lui in realtà non è un eroe, però è uno che non è neanche un delinquente. Lui ha capito che stavano per ucciderlo, stavano per sterminare lui e la sua famiglia, e in qualche modo prima è fuggito in Brasile. Quando Falcone è riuscito ad estradarlo, lui ha deciso, per un principio di sopravvivenza, di difesa anche della sua ultima famiglia, che voleva in qualche modo non perdere, di collaborare, di partecipare. Da quel momento lui è stato in qualche modo coerente a quello. Naturalmente però ha detto fino a un certo punto, ma questo Falcone lo sapeva. Però per Falcone è stato estremamente preziosa la sua testimonianza, la sua collaborazione. Poi dopo,
quando morirà Falcone, questo è nel film, ritorna in Italia proprio perché Falcone in qualche modo lo ha convinto, lo ha conquistato. Ecco, questa... Con lui si sentiva di dover essere leale. Sì, esatto. Ma no, lui si sentiva di essere leale anche con i suoi precedentemente. Io credo che Falcone per lui sia stata una grandissima rivoluzione. Lui per la prima volta dall'altra parte della barricata ha scoperto qualcuno che come lui rimaneva fedele ad un'idea antica e di giustizia da una parte e di mafia dall'altra. Sto mettendoli sullo stesso piano, no, assolutamente, su cui si sono riconosciuti, oltre la sicilianità, certo, è il fatto che lui rispettava in Falcone questo desiderio di verità al di là dei compromessi. Come dicevo, il film non è un film giudiziario, però insomma all'interno del film si possono anche apprezzare tantissimi codici linguistici che quando si ha a che fare con la mafia, con la criminalità organizzata, si imparano a conoscere. Nulla è come sembra, le parole ne vogliono dire altre, bisogna saperle decodificare, l'intelligenza di Falcone e Borsellino furono determinanti, no, da questo punto di vista. È anche abbastanza spaventoso rileggere alcune di quei momenti, sapendo che cosa volevano dire, anche ciò che si stavano dicendo e che cosa non si stavano dicendo, ma che era evidente a loro. E anche per me la scoperta della lingua siciliana meravigliosa, che spesso viene usata in modo da Carabarè, invece qui proprio per merito suo, che l'ha imparata perfettamente, ma anche di tanti attori siciliani. Avete avuto la collaborazione fra i vostri consulenti, sì, del mio amico Ciccio Lalicata, sì, grandissimo, fra gli sceneggiatori Francesco Piccolo, Nicola Piovani, per quello che riguarda le musiche, insomma, ci sono bravissimi attori, Luigi Locascio, Fabrizio Ferracane, insomma un grandissimo film italiano, un grande cast. Io volevo mostrare ancora un'altra scena fondamentale, che è il confronto fra Buscetta e Calò, e Pippo Calò. Pippo Calò li ammazzerà almeno uno dei figli, ma sì, insomma, questa è la cronaca ovviamente giudiziaria che ce l'ha raccontato. Guardiamo il confronto in aula fra questo magistrale Buscetta, interpretato da Favino, e da Calò. Prego. Gianni Zalalicata, il tuo pupillo era, tu con le tue mani l'hai fatto, un uomo della nostra famiglia, tu invece di proteggerlo, di chiedere qual era la sua colpa. Ma di cosa parla? Di cosa parla famiglia, pupillo? Invece di chiedere che cosa aveva fatto per scomparire, per essere affogato. Ma dico, ma ora queste cose che stai tirando fuori adesso, che cosa sono? Sono cose che ti dicono di dire? Che cosa sono? Io non lo so, che tu devi insistere sempre nelle tue bugie. Sì, adesso lo vedono i giudici se queste sono bugie. Sì, sono ora bugie. Sono bugie, perché altrimenti questo premio non te lo puoi prendere, è vero Buscetta? Sto premio non te lo puoi prendere. Tu il fatto è che sconfitto, Riccardo, non te ne vuoi ir. Io sono sconfitto, io sono carcerato, come te, io ho perso tutto, ho perso la mia famiglia, ho perso gli amici, ho perso la mia libertà, tutto, ho perso. È bravo anche molto Fabrizio Ferracane, che è bravissimo questo film. Senti, trucco, molte ore di trucco? Molte ore di trucco. perché ti facevi dispetti. È stata una scoperta di questi famosi prostetici, che io non sapevo, ma chi sono questi prostetici? E invece lui si sottoponeva veramente da santo a ore e ore di trucco. C'è un aspetto molto bello che mi interessa molto di Buscetta, che è figlio di vetrai, cioè di gente che fa gli specchi, non nasce mafioso. Per tutta la vita dice di essere se stesso e per tutta la vita si cambia la faccia. E questo aspetto qui, secondo me, è un aspetto molto importante della comprensione di ciò che può essere un uomo. E questa sua identità, che è sempre pluriforme, è anche un pochino metaforica del mestiere che faccio io. Però sicuramente è un'altra cosa che lascia un po', vuol dire, un interrogativo aperto su quanto viene detto da Buscetta. Senta, il titolo di un film è l'indicazione, in qualche modo, che si dà allo spettatore. Lei, dei tanti titoli possibili, ha scelto Il traditore, quindi l'aspetto del tradimento. Quindi, diciamo, è una visione che hanno gli altri di lui. Sì, e poi però c'è anche una visione, leggendo quel libro di Oz che ho letto recentemente, su Giuda, no? Giuda, il traditore, lui dà un'interpretazione di come se lui... un tradimento capovolto, ma non è tanto questo, è che
ciascuno di noi ha tradito in qualche modo. Io ho tradito la mia educazione cattolica, per esempio. Io ho tradito perché pensavo, e penso ancora, che si possa cambiare il mondo in meglio, insomma. Buscetta, anche lui è un traditore, però ha tradito per difendere il proprio passato, dicendo che il suo passato era qualcosa in cui lui si riconosceva. Soltanto la nuova mafia, terribile, folle di Riina, in qualche modo aveva tradito i principi di una mafia che gli viene poi contestata da Falcone, però questo... E qui infatti arriviamo, perché tra l'altro per una casualità, nel senso che non siete stati voi a determinare l'uscita, il film a Cannes viene presentato il 23 maggio, che è l'anniversario della strage di Capaci. In questo senso un indugio, una riflessione su quello che è stato quel periodo e su quello che è stata anche la storia di Buscetta è quasi un omaggio involontario, insomma, alla memoria di quella tragedia, per me indissolubilmente legata al destino di Paolo Borsellino, che quel giorno inizia a morire consapevole, sapendo quasi cristologicamente che sarebbe toccato a lui, e quindi i due nomi sono per me la stessa cosa. E Falcone nel film e nella cronaca e nella storia del nostro paese è determinante proprio per tutto quello che hai detto tu prima, per il rapporto di fiducia che stabilisce con Buscetta, per la sua intelligenza investigativa, per la sua onestà intellettuale assoluta. E vorrei mostrare quindi l'ultima scena che vi voglio far vedere oggi dal traditore, Buscetta e Falcone, da Il traditore di Marco Bellocchio. Prego. E a quel tempo i bambini non si toccavano, le donne, i giudici, Cosa Nostra aveva dei valori, dei principi conosciuti e condivisi da tutti. Ma quali valori? Quali valori? Proteggere la povera gente. Vedo, io conoscevo un capomandamento, Gaetano Filippone. In tram andava, è morto senza una lira. Ma ci crede veramente? A cosa? Non fa onore alla sua intelligenza. Ammazzare carabinieri e giudici, rovinare con l'eroina migliaia di ragazzi. Io prima dell'eroina sto parlando, certo. C'è una bella differenza. Certo, ma infatti me ne sono andato. Giustamente prima dell'eroina, gli uomini loro non ammazzavano, rubavano polli. Le cronache sono piene di delitti atroci. La vecchia e nobile mafia è una leggenda, basta. E penso un'altra cosa, gliela devo proprio dire, Buscetta. Lei è il boss dei due mondi. Come se l'è guadagnato questo titolo? Se in centinaia di pagine di verbali non si è attribuito un solo reato serio, francamente, se ammettesse qualche cosa sarebbe più credibile. Cosa che mi ha fatto scrivere prima che non le piaceva sparare, ma guardare sparare? Non mi prenda per il culo, Buscetta. Dottor Falcone, noi abbiamo fatto un patto. Io lo sto rispettando. Fausto Russo Alesi, interprete da Falcone. Il 23 maggio a Cannes e al cinema, in tutti i cinema, il traditore, prego. Posso aggiungere una cosa? Noi giustamente abbiamo sempre celebrato Capaci, però forse ci sono persone tra i più giovani che non sanno come questa cosa è avvenuta, non sanno per quale motivo Falcone è stato messo sotto mira così tanto. E Buscetta ha contribuito a fare in modo che ci fosse il maxi processo, certo. Che la parola mafia non fosse più una parola che si poteva dire fosse inventata dai giornali. Noi oggi chiamiamo mafia in questo modo e sappiamo a cosa ci stiamo riferendo, perché grazie a Falcone e al suo lavoro è stato possibile sapere che ciò che si pensava fosse vero, e a questa verità ha contribuito anche Buscetta. Un grande film. Volevo citare anche il nome dell'attore, Fausto Russo Alesi. L'avevi detto. L'ha appena citato lui. Allora buon viaggio a Cannes intanto. Grazie. Grazie al cinema dal 23 maggio, Il traditore. Ciao professore, grazie tanto. Grazie. Marco Bellocchio, Pier Francesco Favino.